così. Siamo, no, adesso, adesso giriamo. No, andiamo. Di produzione del verdicchio di Matelica, che è peculiare per le sue caratteristiche pedoclimatiche. Questa vallata è l'unica grande vallata della regione Marche, disposta a nord-sud, parallela rispetto al mare, chiusa dalle montagne. Questo determina un clima continentale con fortissime escursioni termiche autunno-mernine, ma soprattutto importanti escursioni anche durante la maturazione dell'uva, di escursioni termiche che variano anche da 15-20 gradi, che sono molto favorevoli per quanto riguarda la sintesi dei precursori aromatici. Un terreno ricco di sali minerali, anticamente c'era il mare, per cui una mineralità che poi si ritrova nell'uva. E qui il verdicchio è riuscito a selezionarsi in un modo molto particolare, perché queste caratteristiche pedoclimatiche di cui accennavo prima fanno sì che la vite d'inverno sintetizzi poche gemme che poi d'estate danno luogo a pochi grappoli molto concentrati. E l'uva, in particolar modo verdicchio, ha una peculiarità straordinaria, che è quella non solo di accumulare zuccheri, ma è anche quella di conservare una notevole acidità. Quindi un vino alcolico, minerale, strutturato e soprattutto capace di evolvere nel tempo con grandi terziarizzazioni. Non è raro poter bere un verdicchio di Matelica anche di 10-15 anni di età. Pensiamo che la DOC Verdicchio conta solo 300 ettari vitati, siamo veramente una goccia nel mare del vino italiano, però una produzione estremamente qualificata che finalmente da qualche anno riesce a raggiungere anche importanti traguardi da parte del pubblico nazionale e internazionale. È anche una DOC molto antica, se pensiamo che è stata fatta nel 1967, una delle prime DOC in Italia, consideriamo che nasce insieme al Brunello. Senso anche dalla famiglia, in quanto il mio bisnonno mi raccontava che lui portava le uve al cantinone di Matelica. Veniva con la sterza, con le vacche, con le cassette di uva, cassette di legno quella volta, partivano con dei carri e andavano da ogni contadino a distribuire le cassette per poi far portare l'uva. È pieno periodo della guerra. Pieno periodo della guerra, anche perché era proprio un obbligo, era un ammasso forzoso, certo, delle uve dovevano fare. Dopo, finita la guerra, diciamo, è continuata l'attività di cantina, ma diciamo in maniera molto più libera. È diventato un ente seguito dal consorzio agrario e poi dopo trasformato in cooperativa, che ha proseguito l'attività appunto di enopolio. E possiamo vantare oggi comunque di avere, anagraficamente parlando, in carico dei vigneti del 1910. Ci hanno fatto addirittura anche uno studio all'Università di Camerino, quindi hanno quasi 100...
5 anni e ancora sono in produzione.